Agrigento, l'annuale corso di formazione politica di Demos e Partito Democratico, intitolato a Giacomo Di Benedetto, presenti tra gli altri D'Alema e D'Antoni. Duplice omicidio a Pordenone, a sparare potrebbe essere stata una donna, ci sarebbe un testimone. Approvata la manovra finanziaria, via libera definitivo dalla Giunta regionale al testo, che lunedì sarà trasmesso all'Assemblea regionale per l'iter nelle commissioni parlamentari. Girgenti Acque avvia un ciclo di incontri informativi, iniziando dagli approfondimenti sulle tariffe. Ben trovati al TG 98, come avete sentito dai titoli di apertura, ad Agrigento l'annuale corso di formazione politica di Demos e Partito Democratico, intitolato a Giacomo Di Benedetto, presenti tra gli altri D'Alema e D'Antoni. Sentiamo le interviste. Questa unione come la vede? Questa unione tra la sinistra e la destra, questa accordo che è stato fatto per le amministrative di Agrigento? Mi occupo di Agrigento, devo chiedere ai cittadini di Agrigento. E abbiamo avuto modo di ricordarlo già in una giornata particolare, diciamo, una figura che ha rappresentato moltissimo nella storia del movimento operaio, delle lotte popolari, contadine, insomma, è anche una grande figura dell'antifascismo siciliano. Io penso che, spero che l'esempio di queste personalità continui ancora ad essere fecondo e a aiutare le nuove generazioni a svolgere il loro ruolo in modo efficace, con passione politica e con fedeltà ai valori fondamentali della sinistra. PD è un grande partito e quindi ha al suo interno un dibattito aperto, serio, però nei momenti cruciali, nei momenti elettorali, nei momenti che contano, il PD è unito, è forte, lo ha dimostrato alle ultime europee e in tutte le occasioni di elezioni che ci sono state negli ultimi anni. Abbiamo vinto tutte le regionali, abbiamo fatto, diciamo, di questo partito il primo partito italiano senza discussioni, quindi io penso che anche in questa occasione, dopo il dibattito anche come aspro in alcune occasioni, poi si trova la sintesi e si va avanti. Il problema vero è trovare poi le soluzioni ai problemi del paese e in questo caso ai problemi delle città siciliane, che sono dure, difficili, complicate, quindi ci vuole una grande passione, una grande determinazione. Sei d'accordo a questa coalizione? Io sono d'accordo dove il PD è il protagonista, dove il PD guida, dove il PD può dare la certezza a tutti di essere, appunto, un grande partito che governa, che si collega a livello regionale e nazionale, che può dare un futuro a una città come Agrigento, se parliamo di Agrigento, o a tutte le città che riesce a governare. Il PD è ancora un partito di sinistra? Il PD è un partito di centro-sinistra, perché è nato come un partito di centro-sinistra. È la risposta moderna a due grandi culture da cui il PD è nato: la cultura cattolico-democratica o democristiana, se la vogliamo chiamare così, la cultura social-democratico-comunista. Quindi è la vera risposta alla modernità, tenuto conto che nel frattempo invece sono nati movimenti, citiamo quello di Grillo in particolare, tutte basate sul populismo, sostanzialmente sul qualunquismo, quindi è la risposta vera di incontro di grandi culture, ma che si modernizzano per dare una risposta nel XXI secolo. Io penso che è un partito, un grande partito di centro-sinistra, e tale deve restare. Dopodiché ci sarà una vera battaglia di contenuti all'interno del PD, e quella è aperta. Chi ha idee le porta avanti e cerca di farle vincere. A Roma il PD assieme al nuovo centrodestra del Gento si profila un'intesa con Forza Italia, ecco, questi rapporti non lineari quanto potranno incidere? Non incidono, se, come si vede anche
a Roma il PD guida, quello che poi segna le coalizioni, li porta avanti, purtroppo spesso per ragioni, in questo caso nazionali, numeriche, c'è bisogno di allargare. L'alleanza la si allarga per la governabilità del paese, il problema vero è quali contenuti, che è il vero tema che noi abbiamo a livello nazionale in questo momento, che abbiamo affrontato una crisi senza precedenti, abbiamo determinato una condizione nuova, finalmente speriamo di uscirne, ma ci vogliono idee forti, per esempio una nuova politica nord-sud, una nuova politica per il mezzogiorno che nel frattempo è sparita, ma è sparita da tutti i partiti e da tutte le condizioni del paese, da tutto il dibattito. Ora noi abbiamo la fortuna di avere un grande Presidente della Repubblica, espressione della cultura meridionale, dopo Napolitano un altro meridionale, in questo caso siciliano, e dobbiamo avere anche la capacità di avere una politica che diventi una politica nazionale per il mezzogiorno, cosa che in questi anni è mancata, questa è una vera sfida. Allora sì, qui c'è bisogno di mobilitarsi e di portare avanti anche le alleanze, ma su questa base, su una base forte che faccia capire a tutto il paese che se vuole uscire veramente dalla crisi o riparte dal mezzogiorno non esce. Questa è per tutti una, io penso, dopo anni di leghismo, di berlusconismo assurdo, che noi dobbiamo saper ripartire e dare una prospettiva vera alle nostre terre che ahimè se no rischiano tanto. Cambiamo decisamente argomento, è durata più di 10 ore ieri l'autopsia sui corpi dei giovani fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragona, assassinati martedì sera nel parcheggio antistante a Palazzetto dello Sport di Pordenone. L'esame autoptico ha confermato la dinamica dei fatti già ipotizzata mercoledì scorso con l'approfondimento radiologico. 6 in tutto i colpi di pistola calibro 7,65 sparati. 3 hanno colpito l'uomo, 1 alla tempia e 2 alla mandibola, esplosi tutti a bruciapelo. E altrettanti la fidanzata che per gli investigatori potrebbe aver visto in faccia il killer. Secondo gli inquirenti, il sottufficiale dell'esercito potrebbe essere stato freddato di spalle mentre si stava accomodando sul lato passeggero dell'utilitaria. A avallare questa ipotesi, una gamba del giovane è rimasta fuori dall'abitacolo. Teresa, forse avendo visto la scena, avrebbe cercato di mettere in moto l'auto per fuggire, ma non ha fatto in tempo. Con l'autopsia è stato possibile recuperare in perfetto stato tutti i proiettili sparati e che il perito balistico incaricato dalla Procura della Repubblica li dovrà associare all'arma che li ha esplosi. Non si esclude che a sparare possa essere stata una donna o un uomo con i capelli lunghi. Ci sarebbe anche un testimone che è sotto torchio degli inquirenti. Intanto l'esame autoptico ha smentito le voci su una presunta gravidanza della giovane favarese. Teresa non era incinta. Sul fronte indagini rimane ancora oscuro il movente del duplice delitto. Il giudice del tribunale di Sciacca, Luisa Intini, al termine del processo con il rito abbreviato, ha condannato a 18 anni di reclusione ciascuno i romeni Mihai Catalin Simion, di 23 anni, e Adrian Giubotario, di 25 anni, accusati dell'omicidio del 90enne Liborio italiano trovato morto nella sua casa di Burgio. I fatti risalgono al 22 settembre del 2013, quando i due rumeni sono penetrati nella casa dell'anziano, legandogli le mani, imbavagliandolo e avvolgendogli la testa con una tovaglia da cucina durante una rapina. La morte di Italiano è sopraggiunta per asfissia e arresto cardiocircolatorio. I malviventi poi hanno portato via un televisore. Approvata la manovra finanziaria, il via libera a Catania, dove il governatore Rosario Crocetta ha riunito la sua squadra per il via libera definitivo al testo
che lunedì sarà trasmesso all'Assemblea regionale per l'iter nelle commissioni parlamentari. Soddisfatto Crocetta, che parla di finanziaria sblocca Sicilia. La manovra ammonta a circa 150 milioni di euro, contiene anche le norme sulla riduzione dei compensi dei consiglieri comunali che non potranno superare il 30% dell'indennità degli assessori, la soppressione degli IACP e dell'ARSEA, misure di sburocratizzazione. Per chiudere la quadra manca però l'accordo con lo Stato sulle questioni aperte nei tavoli istituzionali, dalla compartecipazione della Regione alla spesa sanitaria alle materie fiscali. Su questo versante la Regione punta a chiudere gli accordi già la prossima settimana, una partita intorno ai 3 miliardi, fondamentale per chiudere il bilancio. Abbiamo varato tutto, dice il governatore, c'è una parte che riguarda anche il personale della Regione. In questo senso la Giunta ha approvato una direttiva che dà mandato all'ARAN di avviare confronto con i sindacati sulla scorta del protocollo d'intesa firmato 2 giorni fa. Se entro il 10 aprile saranno apportate modifiche e miglioramenti che potrebbero essere proposti dal tavolo sindacale, allora noi ci impegniamo a emendare in commissione o in aula le norme contenute nella finanziaria, proprio per venire incontro alle necessità del dialogo che abbiamo con le parti sociali, afferma Crocetta. Saranno spostate in 2 bed and breakfast del centro storico le 7 famiglie al momento sfollate dalla collina di Sant'Anna di Caltanissetta. Sentiamo il servizio. Presto potranno essere ospitati in un bed and breakfast della città le 7 famiglie sfollate da via Colonnello Eber, che lo scorso 19 marzo hanno protestato negli uffici della solidarietà sociale per chiedere di essere ospitati in una struttura alberghiera dotata di un angolo cottura. Dal prossimo 23 marzo, infatti, le famiglie attualmente ospiti in un albergo della città potranno quindi alloggiare in un bed and breakfast del centro storico. Una decisione presa a seguito di una riunione con il dirigente dell'ufficio solidarietà sociale, a cui ha preso parte una delegazione composta da 2 residenti della collina di Sant'Anna. Una buona notizia per gli sfollati di via Colonnello Eber, che potranno in questo modo provvedere autonomamente ai loro bisogni e anche a quelli dei più piccoli, considerato che tra loro vi sono 3 bambini, 2 dei quali sono neonati. Stamattina ci ha ricevuto il dottor Mancuso, l'ufficio della solidarietà, persona molto disponibile, ci ha detto che se ce la fa in mattinata o nel primo pomeriggio ci daranno il B&B, ci ha promesso che appunto è in prima persona che si sta impegnando per questa situazione, tutta più se non dovesse essere oggi pomeriggio, lunedì è sicuro al 100% che ci consegneranno questi B&B, quindi lo voglio ringraziare anticipatamente, al di là che se sarà oggi o se sarà lunedì, quindi un colloquio di 3-4 minuti ci ha accolti e devo dire che sono e siamo tutti soddisfatti di questa situazione. Possiamo dare come confermata la notizia che lunedì sera gli sfollati di Sant'Anna, della collina Sant'Anna, potranno essere ospitati in 2 bed e breakfast, trasferendosi dall'hotel e avendo in questo modo la possibilità di avere non soltanto un letto ma anche una cucina con cui poter cucinare i loro pranzi, superando questo fastidio che è stato loro imposto dal dover fare vita di albergo. L'amministrazione aveva approntato la sistemazione nell'hotel causa di forza maggiore, perché in quel momento, quando è avvenuto il disastro, non era possibile trovare altre sistemazioni. Non abbiamo potuto fare in maniera più celere perché una volta finito lo stato di somma urgenza bisognava seguire delle procedure amministrative che implicavano un bando
aperto a tutte le altre strutture alberghiere. Queste procedure sono state attuate e adesso possiamo dire che da lunedì queste famiglie avranno una sistemazione più consona alle loro necessità. Venne trovato in possesso di alcune armi da fuoco, illegalmente detenute e arrestato in flagranza di reato. Adesso la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ha emesso un provvedimento di arresto nei suoi confronti. Si tratta di Giuseppe Tabbone, di 50 anni, di Raffadale, arrestato ieri dalla Polizia di Agrigento. L'uomo deve espiare 3 anni, 2 mesi e 28 giorni di reclusione. I fatti si riferiscono a qualche anno addietro, allorquando Tabbone, nell'ambito di una rogatoria internazionale relativa al reato di frode fiscale intrapresa dalla procura tedesca e condotta dalla squadra mobile di Agrigento in collaborazione con la polizia tedesca, all'esito di una perquisizione domiciliare venne trovato in possesso di alcune armi da fuoco. Oltre 1.740.000 euro di finanziamenti sono stati deliberati dall'IRCAC in favore di 19 cooperative siciliane. Il commissario straordinario dell'Istituto ha approvato 9 crediti a medio termine, 6 dei quali destinati alla ricapitalizzazione societaria, 9 crediti di esercizio, 6 dei quali per lo start-up di impresa e un contributo interessi per un finanziamento bancario. Bene, adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, subito dopo. Agrigenti Acque avvia un ciclo di incontri informativi iniziando dagli approfondimenti sulle tariffe. Sentiamo l'intervista al presidente Marco Campione. Agrigenti Acque apre la stampa con una serie di argomenti, si inizia da quella che è la tariffazione. Ecco, quali spiegazioni possiamo dare agli utenti e soprattutto giustificare i costi? Abbiamo voluto aprire, questo è il primo appuntamento che abbiamo dato per questa serie di appuntamenti che daremo a seguire, per informare il più possibile, o quantomeno meglio possibile, l'utenza oggi sui componenti della tariffa idrica. Abbiamo visto attraverso l'analisi che abbiamo fatto e che vi abbiamo dimostrato che oggi l'incidenza maggiore è data dall'acquisto dell'acqua alla fonte. Agrigenti Acque compra il 40% dell'importo che spende in generale per il servizio idrico, lo impiega, quindi lo utilizza per l'acquisto dell'acqua. L'altra parte sono una buona parte l'energia elettrica e poi le altre componenti indispensabili per la gestione. Abbiamo visto all'interno, nell'evoluzione dei numeri che abbiamo avuto, che l'incidenza dell'acqua è appunto del 45% del costo della bolletta. Per cui se noi avessimo l'acqua, diciamo, gratis, per protesta, alcuni hanno pure in piazza protestato e quindi diciamo richiamato l'attenzione dei politici e dei governanti, se noi avessimo l'acqua pubblica, nel senso non pagata alla fonte, noi avremmo una riduzione della bolletta di circa il 40%. L'importante, mi scusi, è quello che riguarda le perdite, sono oltre il 50%, perdite che comunque vanno a influire anche nel costo. Non vi è dubbio, noi alla fonte abbiamo in arrivo 44 milioni di metri cubi di acqua ogni anno. Riusciamo a fatturarne solo 21 di milioni, quindi abbiamo una perdita di circa il 55% di acqua, molta di questa ovviamente si disperde per via delle condotte ormai diciamo fatiscenti, ormai le condotte sono ridotte veramente a colabrodo, aspettiamo di fare le reti idriche, il rifacimento di quella di Agrigento, altre le stiamo facendo, ma buona parte pure è occupato dagli abusivi, che ovviamente fanno anche loro nel conteggio complessivo, nel bilancio complessivo la loro parte, quindi l'attenzione deve essere rivolta proprio al recupero degli utenti abusivi, dall'altra parte quello del recupero incisivo delle perdite il più possibile, insomma questo per poter se possibile diminuirlo questo pezzo dell'acqua. Il lavoro che noi facciamo tutti i giorni, proprio quello dell'attenzione che rivolgiamo alla manutenzione delle reti, alla riparazione delle condotte e la ricerca degli utenti morosi o comunque abusivi. Ecco. Più volte ha ribadito la parola rispetto. Rispetto perché? Rispetto perché Agrigenti Acque è formata da uomini, da lavoratori, da personale che si occupa ininterrottamente dell'attività di gestione e del servizio che deve dare all'utente.
siamo stati, Giurgente Acqua è stata spesso criticata e devo dire non trattata benissimo da parte di tutti. Ho richiamato un pochettino diciamo l'attenzione sulla necessità che gli operatori, come tutti gli operatori di qualunque azienda, vengano rispettati per il lavoro che fanno. Giurgenti Acque è composta da 350 elementi che ogni mattina si occupano, dalla mattina alla notte devo dire, si occupano di portare con maggiore efficienza ed efficacia il servizio al fine di poter avere ogni cittadino l'acqua, che ovviamente è un bene comune. Noi sappiamo benissimo di dover rispettare questo ordine imperioso, proprio quello di dare rispetto all'attingimento dell'acqua, ma gradiremmo che un minimo di rispetto venga dato pure al personale di Giurgenti Acque. Pronti anche ad andare via? È una provocazione? Se la dovesse per caso la protesta arrivare al culmine, non abbiamo problemi a lasciare il campo, ecco, noi non vogliamo assolutamente restare, noi vogliamo che veniamo rispettati al punto di essere accettati per quello che facciamo, non vogliamo arrogarci il diritto di stare perché vogliamo stare, noi vogliamo essere insieme ai cittadini un momento, un punto di riferimento perché il servizio possa essere dato e dato con soddisfazione, vogliamo essere accolti e rispettati dalla cittadinanza in generale. Si svolgerà domani, domenica 22 marzo ad Agrigento, le primarie per stabilire il candidato sindaco della coalizione Agrigento 2020 per le amministrative del 31 maggio e 1 giugno 2015. Si voterà dalle ore 8 del mattino alle ore 20. Quattro i candidati, l'imprenditore presidente dell'Agagas Calcio Silvio Alessi, poi l'ingegnere Epifanio Bellini, poi il dottore commercialista Piero Marchetta e l'imprenditore Peppe Vita. Sono ammessi a votare tutti gli agrigentini dai 16 anni di età in su. I votanti devono presentarsi con un documento d'identità e con la tessera sanitaria. Non si paga alcun contributo, votare è gratuito. Ad Agrigento saranno allestiti 10 gazebo dove sarà possibile votare. Allicata avvia i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso. Sentiamo. Partiranno a breve i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dell'ospedale di Licata. Precisarlo oggi è la direzione generale dell'ASP di Agrigento. La vicenda che riguarda il pronto soccorso era stato oggetto nei giorni scorsi di un'interrogazione a firma dell'onorevole Firetto e oggi giunge la precisazione da parte della direzione generale. Con l'interrogazione si stigmatizzava la carenza di personale medico infermieristico e ausiliario, con conseguente eccesso di carico di lavoro per gli addetti, con pericolo di erogazioni di prestazione di basso livello e conseguente mancanza di tranquillità da parte della popolazione. Immediata la risposta da parte della Direzione Generale dell'ASP, che precisa: la dotazione organica presente, e quindi medici e infermieri, è in linea con la media degli altri pronto soccorso dell'azienda, in ogni caso sufficiente a garantire il bisogno di salute in ordine alla peculiarità dei reparti attivati. Altri pronto soccorso di ospedali vicinori a quello di Licata, come quello di Gela, si legge nella nota firma della Direzione Generale, sembra che a parità di organico riesca a garantire il doppio delle prestazioni sanitarie, per un'utenza più numerosa. Se questo risultasse veritiero, il problema si sposterebbe sul piano della qualità delle prestazioni erogate dal personale interessato, con conseguenti provvedimenti. La Direzione Generale, nonostante le difficoltà economiche, ha privilegiato e curato l'area di emergenza-urgenza, cercando di garantire il personale necessario. E proprio in questi giorni, informa e precisa la Direzione Generale, sono stati avviati al lavoro 3 medici per i reparti di pronto soccorso e 3 medici per i reparti di anestesia e rianimazione. È stato predisposto anche un piano di ristrutturazione e messa a norma di quasi tutti i reparti. La Direzione Generale dell'ASP comunica che tra la fine del mese di marzo e i primi giorni di aprile saranno avviati i lavori del pronto soccorso per un importo di 800.000 euro e il reparto sarà spostato in un altro padiglione al fine di garantire il servizio durante i lavori di ristrutturazione e messa a norma del reparto. Giovedì 19 marzo si è costituito a Racalmuto il Comitato Sicilia 2020 Impatto Zero. Sicilia 2020 Impatto Zero si impegnerà per la diffusione di una nuova visione umanistica dell'agricoltura e dell'economia e di tutti gli aspetti legati ad un rinnovato equilibrio tra uomo e natura.
un impegno che coinvolgerà società e politica, dal suolo fino all'alimentazione, attraverso il recupero di quei valori che ridiano dignità e salubrità all'uomo e all'ambiente, con l'obiettivo, tra gli altri, di creare entro il 2020 un'isola libera dall'uso dei veleni che vengono utilizzati in agricoltura e OGM free. Un impegno teso a rivedere anche l'impostazione delle norme giuridiche, fiscali, finanziarie e politiche in generale, non più idonee a risolvere le complesse questioni della società. Il comitato sarà affiancato da scienziati, sociologi, filosofi e studiosi che si occuperanno con una nuova visione umanistica e antropologica della questione. Inaugurata a Palermo nella Sala Duca di Montalto a Palazzo dei Normanni, resterà aperta fino al 21 giugno la mostra La Via Crucis di Fernardo Botero. Vediamo. Una primavera all'insegna della cultura, dal 21 di marzo al 21 giugno, proprio l'intera primavera in cui si incontrano due culture, due civiltà, il Sud America e la Sicilia al centro del Mediterraneo. La grande esposizione di Botero, la Via Crucis di Botero, ci abbiamo fortemente creduto come Fondazione Federico II, che gestisce questo splendido sito, Palazzo Reale, la Cappella Palatina, con tantissimi visitatori, un crescendo di iniziative. È un messaggio forte che stiamo mandando ai siciliani, ma non solo. Credo che nel sud Italia sia la vera grande iniziativa culturale. Rimarremo aperti il venerdì, il sabato e la domenica. Si parla tanto di gestione dei beni culturali. I siciliani, ma non solo, possono apprezzare lo sforzo fatto dagli organizzatori, perché hanno la possibilità di visitare, di ammirare queste splendide opere con serenità, con calma, e spero che portino anche, per l'argomento trattato, ad una profonda riflessione. La verità illumina la giustizia è il titolo di un convegno in programma oggi a partire dalle ore 18.30 a Raffadali, in occasione della 20ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa promossa dal Comune si terrà nell'aula consiliare al termine di una serie di manifestazioni che vedranno coinvolto il Comune di Joppolo assieme all'Associazione Libera. Nel corso del convegno sono previsti autorevoli interventi e significative testimonianze provenienti dal settore della magistratura, delle istituzioni politiche e ecclesiastiche e dell'associazionismo. Sarà un'occasione importante di riflessione, spiega il commissario straordinario del Comune di Raffadali, Lucio Guarino, per tenere sempre alta l'attenzione nei confronti del fenomeno mafioso. Bene, adesso la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, subito dopo. Lo sport, il basket. Dopo la vittoria casalinga contro il Biella, la Fortitudo Moncada vola a Torino, dove domani alle ore 18 al Palaruffini si gioca l'insidioso match contro il Manital. Il coach Franco Ciani descrive così gli avversari rispetto alla classifica: è certamente una squadra a cui la stagione di campionato sorride, anche se ultimamente non stanno attraversando un buon momento rispetto alla resa in campo. Hanno qualche problema ad esprimere il loro potenziale, che è grande. Sono quasi tutti giocatori, aggiunge il tecnico friulano, che hanno fatto la 1 da protagonisti di talento ed esperienza. Quindi è una squadra che può tranquillamente ritrovarsi a esprimere il 100% del loro valore. Ebbene, con questa notizia si chiude anche questa edizione del nostro telegiornale. Vi auguro a tutti un buon fine settimana.
Amici di Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni per la giornata di domenica. Iniziamo dall'Europa, vi segnalo ancora delle nevicate sul comparto orientale del continente, dove continua a fare freddo. Vediamo le temperature, valori diurni ancora al di sotto dello zero in molte zone dell'Europa orientale, invece temperature particolarmente mite a latitudini mediterranee. Sull'Italia ci attende una domenica molto variabile e instabile, solo nel pomeriggio il tempo migliorerà al nord-est e sull'Alto Tirreno. Ma iniziamo dalle temperature, valori minimi relativamente miti perché in tutto il paese soffia lo scirocco, quindi minime intorno ai 10 gradi, massime anche loro tutto sommato accettabili nonostante il maltempo, sempre per effetto dello scirocco, in Sicilia punta anche oltre i 20 gradi. Ora entriamo nel dettaglio, giornata di maltempo al nord con piogge diffuse, nel pomeriggio migliora sul Triveneto e poi in serata anche sulle regioni di nord-ovest. Nel centro Italia si parte male, con nuvole e piogge in tutte le regioni, poi nel pomeriggio comincia a migliorare sul versante tirrenico, vi segnalo anche qualche fiocco in montagna ma a quote alte. Infine per il sud Italia, schiarite più o meno ampie sono attese tra Sicilia e Calabria, dalle altre parti atmosfera molto instabile con piogge diffuse e anche venti sostenuti. Con questo è tutto, ma rimanete con noi su trevimeteo.com o tramite la nostra app gratuita.